regalare questa pianta perché il reparto di emologia, soprattutto con il dottor Califano, hanno dato un apporto a mia figlia che è stata in cura della loro e grazie. Non ci sono parole. Non ci sono parole. Io vorrei intervistare il figlio, ma Un non so ulivo, se. segno di vita, una vita salvata dall'unità operativa di ematologia dell'ospedale Tortora di Pagani. Un uomo, dopo aver girato per numerosi ospedali italiani, è stato curato e guarito dall'equipe guidata dal dottor Catello Califano. Grande soddisfazione per Maurizio D'Ambrosio, il direttore sanitario del Dea Nocera Pagani Scafati, per i medici. E grandissimi sorrisi per una famiglia che è tornata a vivere, un giovane salvato, un padre che ha voluto con un gesto simbolico, cioè la donazione dell'ulivo, rappresentare tutta la sua emozione, un modo per dire grazie, grazie di cuore. Un nostro paziente che è stato curato dall'unità operativa di ematologia di questa struttura ospedaliera per un linfoma. Aveva girato già per parecchie altre strutture, anche non campane, e poi è arrivato da noi ed è stato arruolato dal dottore Catello Califano, l'attuale direttore dell'unità operativa, e devo dire che è stato curato bene, ad oggi è guarito e i familiari hanno voluto fare questa donazione proprio per l'apporto che abbiamo dato, diciamo, a questo giovane che si è affidato alle nostre cure. Questa è la dimostrazione che presso le nostre strutture meridionali in genere campane e ovviamente del Dea Nocera Pagani Scafati ci sono delle ottime professionalità. Dico anche, diciamo, l'organizzazione. Abbiamo tante criticità, però poi quando affrontiamo questo tipo di, diciamo, di problemi, troviamo le soluzioni quanto è possibile. E questo per noi è una grossa soddisfazione. Motivo di vanto, deve essere Sì, motivo di può vanto. essere vanto, ma è soddisfazione, perché nella fattispecie salvare la vita a una persona giovane credo che supera tutte le cose. Sì, siamo qui appunto, mio marito ha voluto ringraziare, anche io ringrazio il professore, perché, il professore anche la signora Carmela, perché appunto ci hanno seguito con grande professionalità e soprattutto hanno messo il cuore in quello che facevano, questo è E importante. più che risultati è vedere che si può realizzare qualcosa anche alle nostre latitudini e quindi vedere crescere una struttura, vedere crescere l'ematologia, vedere crescere la credibilità, che poi non è a prestigio personale, ma Certo, è certo. vedere che puoi essere utile alle persone che hanno bisogno dalle nostre parti. Veramente grazie perché ci ha permesso di avere le idee, come dice il dottore, molto femminili che possono essere però portate avanti. La Certo. nostra accoglienza, la nostra maternità, capacità di, come hanno detto i signori, di prendersi cura in maniera umana delle persone. Signora, Grazie. mi dica. Sì, comunque sì, voglio ringraziare anche dell'alta professionalità che hanno avuto entrambi. Professionalità, intuito, veramente grandi professionisti abbiamo qua in zona. 2013 ed è un progetto che adesso si sta concretizzando nei suoi miglioramenti. Strutturali e organizzativi. Quindi speriamo che veramente tutto questo vada avanti, a conclusione finale che significa restyling di tutto l'ospedale. E allora io voglio